Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, diciamo benvenuti nel Salone Teresiano dell'epoca del Covid. In realtà questa è ovviamente la pagina Facebook della Biblioteca Universitaria di Pavia, ma ci dobbiamo accontentare. Siamo qui per un evento che io speravo davvero di fare in Salone Teresiano, poi purtroppo le cose non sono andate come dovevano andare, però sono felicissima di essere qui perché siamo qui per presentare un libro, diciamo, irresistibile. Il libro è Portami il diario e l'autrice è Valentina Petri. Io adesso vi faccio vedere immediatamente i miei ospiti, che sono questi. Allora, Valentina Petri insegna in un istituto professionale a Vercelli, ma ormai diciamo, la troveremo all'Isola dei Famosi perché diciamo, Spero di assolutamente no. sì, purtroppo sì, perché scrive diciamo, ormai stabilmente sul Fatto Quotidiano, scrive sulla lettura, adesso è uscito un suo articolo su Io Donna, diciamo, per cui sono certa che tra un po' ci saluterà con la manina. E poi c'è la nostra amica, l'amica di noi tutti, Maria Cristina Scalabrini, lei è Buongiorno a tutti. la responsabile dell'area primaria della Mondadori Education e poi è la socia della premiata ditta Grisi Affini, cioè la libreria Il Delfino Ubic, premiata veramente perché l'anno scorso è stata premiata come migliore libreria d'Italia. Io sono Antonella Campagna, per chi non mi conosce, e sono la responsabile delle attività culturali didattiche della Biblioteca Universitaria di Pavia. Vi mando i saluti della nostra direttrice Cecilia Angeletti e di tutti i miei colleghi, una delle quali è presente, non so se in questo momento ci sente, è presente come diciamo, presenza occulta, in quanto come il presidente Giovanni non sono riuscito ad andare dal, neanch'io sono andato dal barbiere. E quindi è presente come Cri, almeno di ciao, si chiama Cristina Regali ed è la persona che gestisce la pagina Instagram della biblioteca. Voi sapete che noi su Instagram e su Facebook diciamo, stiamo impazzando e impazzendo perché è l'unico modo per far mantenere viva la biblioteca finché eravamo chiusi. Ma da lunedì siamo aperti solo per alcune cose. Questo comunque lo potete vedere sul sito della biblioteca. Adesso cominciamo invece a parlare di Valentina. Allora, io l'ho conosciuta per caso leggendo un post del suo blog e della sua pagina Facebook. La sua pagina Facebook si chiama appunto Portami il diario. Scoperto questo blog, questo post, ho passato tutta la notte a leggermi al contrario tutti i post precedenti. La stessa identica cosa che io faccio con i libri che mi prendono irresistibilmente e che le devo finire. E quindi ho passato la notte così. Dopodiché la mattina le ho scritto un messaggio in privato e le ho detto: scusa, ma non ti ha contattato nessuno per fare un libro? E l'avevano contattata. Quindi ho saputo già più di un anno fa che lei avrebbe pubblicato con Rizzoli, come è avvenuto, questo bellissimo libro che si chiama appunto Portami il diario. E diciamo, detto questo, diciamo, non è la stessa cosa, nel senso che la pagina Facebook è bellissima, io continuo ovviamente a seguirla, a leggerla, l'ho messa tra i preferiti, appena lei scrive mi arriva il segnale, io leggo subito. Qualunque cosa io stia facendo, interrompo e leggo, però questo è proprio un libro, ha una struttura. Raccontaci qualcosa, Valentina, eh? No, ciao Antonella, intanto ti devo ringraziare per questa presentazione super lusinghiera e anche per le condivisioni e i messaggi affettuosi che ho sempre letto sotto ai miei post a firma tua. Però sì, effettivamente quando ti ho scritto e ti ho risposto se mi fosse stato proposto di fare un libro, me l'avevano proposto da poco e io pensavo che insomma, mi chiedessero di fare una raccolta di post, no? Una cosa del genere. Invece è nato un progetto diverso, insomma, l'idea è stata quella di cimentarmi ambiziosamente col genere del romanzo e io ho voluto raccontare una storia un po' più ampia, quindi pur mantenendo alcuni dei personaggi che poi sono diventati molto amati, gli alunni di cui racconto nelle pagine della, nei
post della mia pagina Facebook, però ho voluto raccontare un anno scolastico, non uno qualunque, il primo, l'anno dell'impatto, dell'arrivo di un insegnante che insomma, potrei essere io, ma potrebbero essere tante, no? Infatti non ha nome nel libro, è quella nuova, perché tutte le volte che tu arrivi e sei la supplente in una scuola nuova, io ho un po' di anni di precariato alle spalle prima del ruolo, sei per un bel po', tu sei quella nuova di italiano, prima che abbinino il nome alla faccia, ci vuole un po'. Quindi quella nuova prende servizio in questo istituto professionale che somiglia pericolosamente a quello dove lavoro e poi è un racconto che spazia da settembre, dal primo giorno di scuola, la presa di servizio, le nomine, che sono un momento che soltanto gli insegnanti, i supplenti possono capire, perché le nomine sono una specie di asta degli schiavi in cui vieni chiamato, no? Un pomeriggio, una maratona in cui vieni stipato, in lo altro che assembramento. Difatti mi sto chiedendo come faranno poi le nomine l'anno prossimo, affitteranno gli stadi probabilmente, e tu devi stare lì ore e ore, poi c'è un signore che diventa sempre più pazzo isterico, una signora insomma a seconda, che ti chiama e tu spunti da dei fogli delle cattedre che sono rimaste, ti chiedono cosa vuole, cosa prende, così tu devi decidere sul momento, sedi disagiate mai sentite, ti fai accompagnare, io mi accompagnavano sempre i miei genitori perché io ogni tanto non sapevo dove erano i posti, vabbè, e quindi lei prende coraggiosamente servizio in questa scuola e lì trascorre l'anno, tutto l'anno scolastico. Quindi il libro ha la struttura del diario, perché si intitola Portami il diario, ma in realtà non è il diario di uno studente, è il diario di un insegnante, da settembre a luglio con gli esami di maturità, passando per i momenti topici dell'anno scolastico, quindi mese per mese, un po' alla libro cuore, no? Con i racconti del Esatto. mese, ci sono gli scrutini, ci sono il momento dell'uscita didattica, il momento della riunione, il momento degli esami, degli orali, dei corsi di recupero, insomma tutte le cose che sono, no, che erano normali nella vita della scuola, adesso sembra. Corona. Sì, io adesso lo trovo un po' anche commovente leggere certe pagine perché mi ricordano il mio lavoro come Anche dovrebbe essere, però insomma aspettiamo che torni così e quindi arriva, insomma, arriva proprio alla fine dell'anno questo arco narrativo un po' più ampio. sì, infatti, diciamo che questa della struttura del libro cuore è solo una delle diciamo, tante citazioni di cui poi parleremo che riguardano questo libro. È un Però io affettuosissimo omaggio. sì, affettuosissima, anche perché esattamente come il libro cuore, per ogni capitolo c'è un titolo, c'è il giorno, c'è la data e c'è il giorno, proprio Sì, la è struttura del fatto libro. uguale. E l'ultimo capitolo si Esatto. intitola Addio, esattamente come nel libro cuore, insomma, di Amici Esatto. siano a memoria. Manca solo la piccola vedetta lombarda, tutto il resto c'è, guarda. Però c'è più allato, dai. No, Piallato, diciamo, compensa Ampiamente. ampiamente. Io, diciamo, vorrei leggere un pezzettino, cioè il problema di questa presentazione, come ci dicevamo prima di andare in diretta, è che dovrebbe durare 2 o 3 ore, perché noi vorremmo leggere un sacco di cose, però io vorrei leggere un pezzettino che era del tuo blog ed è entrato nel libro, perché secondo me è stato, diciamo, abbastanza determinante, legato a un episodio sia della tua vita personale, insomma, una grande soddisfazione della tua vita personale, sia alla tua, diciamo, carriera di scrittrice, perché questo è il tuo primo romanzo, ma noi siamo certi che non è l'ultimo. No, speriamo, Allora, perché è così brava che bisogna appunto, assolutamente. no, è impossibile, no, no, no. E poi io so, c'ho già l'ansia, capisci? Questo l'ho letto già 3 volte, quindi. Allora, il post e la pagina a cui mi riferisco è l'Ermo Colle. L'Ermo Colle, diciamo, quando tu arrivi in una quarta e devi fare Leopardi. Teniamo conto che l'anno scorso, nel 2019, erano i 200 anni l'anniversario appunto dell'insulto. Mi accoglie un lugubre ululato che sarebbe degno dei sepolcri foscoliani e invece io devo fare il conte Giacomo, che solo a nominarlo evoca gobbe e spighe.
protestano vivacemente. Ci metto ore a smantellare preconcetti e pregiudizi, ore a spiegare un mondo che non capiscono, una vita che non immaginano, proprio loro che avrebbero rubato una carrozza al cocchiere e portato Silvia a mangiare il fritto a Porto Recanati. Con tanti saluti a papà. Sono la gioventù del loco, sono quelli che al di festa si dedicano a sollazzi e risa, sono quelli che tu vedevi ballare e fare complimenti alle ragazze. Ai tempi tuoi avrebbero impennato il motorino sotto il palazzo solo per fare incazzare la marchesa. Poi, mentre parlo, li conquista il sonno. Probabilmente li culla il suono della mia voce, eppure la man veloce che strappa cuffiette e fa saltare le berrette. Se ascoltino, non saprei, almeno tacciono. E nel silenzio che avvolge le quiete stanze, nella profondissima quiete dell'ultima ora, io spiego l'infinito, appellandomi ai tre principi della termodidattica. Primo, è in programma. Secondo, mi piace. Terzo, se decido che si fa, si fa. Ci incagliamo sul primo verso, l'ermo folle. Vede che ste poesie non si capiscono. Cazzo vuol dire ermo? Domanda con vivo interesse etimologico un appassionato studente. Solitario, sai, come eremo, dove stava l'eremita? Non avete mai sentito parlare degli eremiti? Chiedo, consapevole che sperare nelle reminiscenze del programma degli anni scorsi è piuttosto azzardato. Dai, raga! Quei monaci di terzo o di seconda che andavano nelle grotte e non volevano più vedere nessuno, risponde un energumeno, con le orecchie ostruite da due cuffiette wireless, evidentemente spente. Non alza manco gli occhi. I monaci di terza e di seconda. Certo, dipende da quando il concetto dell'eremita è stato affrontato la prima volta. Non penserò mai più agli eremiti senza chiamarli i monaci di terza o di seconda. Ecco, appunto, ermo sta per solitario, come un eremo, concludo, sperando di andare avanti. E perché non ha scritto eremo, ha scritto ermo? Perché non gli stavano le sillabe, coglione, le dice Cuffia di Lana, che da buon rapper sa l'importanza della metrica. Io non so se Leopardi ci sta ascoltando da lassù. Nel caso, spero che nel frattempo ordini al bar una vodka liscia, perché la cosa può solo peggiorare. Se dati i primi bubuni riesco anche a spiegare, ma non mi piace fare i monologhi nel deserto, è colpa mia. Quando stanno troppo zitti e non commentano, mi viene sempre il sospetto che non siano connessi. Così chiedo se anche loro abbiano un ermo folle. Per favore, prof, scuotono la testa, come se avessi chiesto se hanno uno smoking nell'armadio. E dai, che ce l'abbiamo tutti, un posto tutto nostro. Un posto dove andare a meditare, a stare da soli, dove ci si sente piccoli, dove facciamo pensieri troppo grandi che un po' ci spaventano, un posto dove però ci piace tornare per immergerci nel mare delle nostre riflessioni. Non vi fermate a pensare mai? Un microsecondo di silenzio, l'ultimo. Hai voglia? Glielo posso far vedere, prof? Chiede Amebo, che di solito parla poco. Che cosa? Chiedo un po' stupita. Il mio ermo folle, quel posto là. Dove vado quando non voglio che nessuno mi rompa il cuore? Vabbè, ho la foto. E apre la galleria sul telefono per mostrarmi l'immagine di un inequivocabile paesaggio ridicolo dei rincuori. Una roggia, le erbe che galleggiano, manca solo Ofelia col suo mascolino di fiori ad affiorare dall'ombra. Non l'ho messa neanche su Instagram sta foto e dietro casa mia, io vado lì. Non so, ha aperto un argine. Dopo un attimo tutti devono mostrarmi una cosa, un terrazzino di cemento da cui si vedono solo i tetti dei palazzi, un cortile con un muro di mattoni, uno stagno. Ci sono ancora gli stagni? Sì, però sarà acqua inquinata sicuro, ma per tirare i sassolini e stare da soli va benissimo. L'ermo colle 2.0, i ragazzi lo fotografano e se lo portano dietro. Nascosto tra foto di beltà ignude e di autoscatti sguaiati in cose di vita. Lo custodiscono con cura, come si fa con le cose belle, ed è un privilegio quando decidono di regalartene un pezzetto svelandone le sostanze. Comunque, prof, questa poesia ci sta. Allora, cosa è successo dopo Valentina? Hai È letto un passo, successo bellissimo. beh, che è finito nel libro perché
ci sono molto legata, erano effettivamente i 200 anni della poesia all'infinito lo scorso anno, e questo testo è stato trovato nel mare della rete da Lucia Spini del FAI. Il FAI si stava occupando del restauro del giardino dell'Orto delle Monache e del Colle dell'Infinito in occasione proprio del bicentenario. Per cui io che ho scritto, cioè io ho fatto lezione, ho fatto questa lezione, poi sono venuta a casa e ho scritto questa cosa qui, tipo la mattina dopo ho ricevuto una telefonata, anzi era ora di pranzo, ero in pausa pranzo e stavo mangiando un micidiale panino, ho ricevuto una telefonata in cui mi hanno chiesto se questo testo, insomma, avesse potuto essere letto in un'occasione particolare, e cioè l'inaugurazione del FAI, di questo Colle dell'Infinito, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita privata. Mi sono seduta di schianto, poi sono passati un po' di mesi e a settembre del 2019 la cerimonia ha avuto luogo, io sono stata invitata ed è stata una cosa che veramente ricordo come uno dei giorni più emozionanti della mia vita, e sicuramente sul podio, perché tanto la presenza del Presidente della Repubblica, ma poi proprio il contesto, la magia del posto, la città di Giacomo, questa cerimonia privata e intima molto, molto bella. Io Cenerentola al ballo, perché comunque alla presenza dell'autorità c'era Franceschini, c'era Il mio Della mini. Valle, quindi insomma, io con, cioè, non esattamente le scarpe di Toz, ma un paio normale, le ho prese penso al mercato, però lì erano quei contesti dove ci si dice tranquillamente tutti buongiorno, buongiorno. Mi sono seduta al mio posto assegnato. Poi preoccupatissima per il cerimoniale del Quirinale, perché il vicepresidente del FAI, Magnifico, ha letto, ha declamato questo testo invece che fare un discorso. No? Quindi ci sono stati un po' di discorsi, quelli d'occasione, che tutti quanti ci piglia un pochetto l'abbiocco, no? Anche il presidente è sempre meraviglioso ed encomiabile, stupendo, però secondo me. Ecco, un po' d'abbiocco ti prende. E poi Magnifico, è stato veramente magnifico, perché è arrivato lì e ha deciso di leggere questo. Io con le palpitazioni a mille, anche perché lì dentro, cioè, ci sono un cazzo, un coglione, cioè, è vero che il presidente veniva dalla lunga estate calda del Papete Beach, però insomma, e quindi era parecchio provato dagli eventi, però vicino mi hanno detto: non si preoccupi, il testo è stato bonificato. Invece Magnifico è stato magnifico perché l'ha letto con grande disinvoltura, senza censure. Io ho lo screenshot di un fotogramma bellissimo in cui il presidente ride, che conservo nel mio telefono, altro che la foto dell'ermocolle. E poi però è stato molto bello perché al termine era in visita privata, quindi insomma, non era previsto nulla, però è veramente un grande presidente Mattarella, perché ha proprio un occhio, uno sguardo per tutti, per cui mi si è avvicinato. E io mentre l'ho visto in avvicinamento, ho proprio pensato, ora gli dico: Presidente, io la ringrazio per quello che è, per quello che rappresenta, per come ha saputo gestire un momento delicato nella vita di questo paese, per come incarna sentimenti di unità nazionale. E invece, tipo Baby in Dirty Dancing, quando aveva un'anguria in mano e dice Patrice Weiss: ho portato un cocomero, io ho detto grazie signor Presidente. Mazzo. E penso che non mi abbia neanche sentita, perché ero colta afasia totale. Penso di avergli detto: è stato un onore, ma lui era già andato. Poi c'erano questi corazzieri altissimi, che insomma, ecco, però è stato bellissimo, perché poi la cosa è stata anche ripresa dai giornali, naturalmente, quindi insomma, ma poi ha avuto anche risalto quello che avevano fatto i miei ragazzi, perché i miei ragazzi avevano anche girato un video molto simpatico in cui leggevano a turno Bellissimo. l'infinito, quindi insomma è stata una bella soddisfazione, perché abbiamo partecipato anche come scuola alle celebrazioni, è stato bello. Ecco, io direi che già da questo primo quarto d'ora avete capito che con Valentina veramente si ride, ma di cuore. E,
quando leggerete il libro non riderete da soli, in casa mia mi guardavano come se fossi suonata, e vi commuovete anche, per cui c'è veramente questo andamento lirico, io direi, proprio di questo libro, è veramente un gran bel romanzo. Uno dei temi, ovviamente, come potete immaginare, è quello della scuola, ma è una scuola vista da Valentina, è una scuola straordinaria. Prima di tutto, lei ci racconta appunto che lavorare a scuola è come lavorare al pronto soccorso. Da un giorno all'altro sei chiamati a fare qualcosa senza preavviso. Quindi è veramente come medici in prima linea, no? Cioè ci troviamo continuamente a gestire delle emergenze. E in più non c'è solo la scuola che appunto Valentina ci racconta così efficacemente, ma c'è un tipo di scuola speciale che è insegnare al professionale. E con questo c'è subito, ci siamo gelate anche noi tre, che pure sapevamo di dover parlare di questo argomento, perché appunto, come ci racconta Valentina, dice proprio: comunque ho notato che quando dico la gente, colleghi per lo più, ma anche gente che di mestiere fa altro, che ho preso l'incarico al professionale, parte una bizzarra risposta facciale composta dalla bocca che si assottiglia. Si incurva verso il basso, accompagnata da un risucchio che lascia scoperti i denti laterali. Un verso che faresti Meryl Streep se ti dicesse che non ha trovato di meglio che recitare quest'estate il ruolo della cameriera in una fiction di Telerisaia. O la faccia che faresti a Madonna se ti dicesse che quest'estate la sua tournée prevede una tappa alla Sagra della Panissa. Una specie di che batosta poverina. Poi tutti si sentono in dovere di dirmi: beh, ma comunque insegni, eh? Come a dire, vai Meryl, sarai una cameriera strepitosa e sempre recitare. Dai Luisa Veronica, intanto canti anche lì e poi ti danno la panetta gratis. Cioè, c'è insegnare e c'è insegnare al professionale. Quindi qua diamo subito un ritratto di non solo insegnare quindi la scuola con tutti i problemi che sappiamo e che in questi giorni sappiamo ancora di più, ma una scuola di frontiera quasi, no? Una scuola dove bene o male si trovano a vivere dei ragazzi che incredibilmente sono un po' dei reietti spesso anche della scuola stessa, quelli che non sono. Cioè, una scuola percepita socialmente come una scuola di frontiera e dei ragazzi che sono un po' costretti da questo pregiudizio sociale a sentirsi così. Perché poi la realtà che io ho sperimentato sulla mia pelle, e penso che tanti colleghi dei professionali siano d'accordo con me, è che non è vero. C'è anche gente parecchio brava al professionale, c'è gente parecchio professionale, però è chiaro che c'è un po' così pregiudizio di fondo su... Ma siamo molto bravi noi a scuola a crearci le gerarchie, no? Anche nei licei più in comunque, sei al biennio o sei al triennio? Perché non sei mai arrivato. Sei nella... E poi esatto, ma sei nel triennio A o nel triennio B? E se sei nel triennio B, vabbè, dai. Beh, dai, magari riesci a chiedere il trasferimento nella A. Esatto, no? Poi magari quando acquisisci punti nella graduatoria interna d'istituto riesci a scalare le posizioni, ma perché ci piace molto essere divisi e rissosi tra di noi, noi insegnanti, se no ci manca qualcosa. Il professionale, sì, effettivamente, ha un po' questo, vive un po' questo pregiudizio che purtroppo si riflette sui ragazzi, e questo dispiace perché invece i ragazzi sono ragazzi dappertutto e si meritano tutto, sempre, ovunque, in qualunque scuola, in qualunque classe. Poi certo che ci sono delle materie che appassionano di meno a seconda anche dell'indirizzo di studi, mi sembra anche ovvio e normale, però è anche vero che l'italiano, la letteratura offrono una marea di spunti tale per cui è difficile non trovare proprio nulla, no? Non trovare un aggancio, non trovare un amo alla fine per riuscire a accendere un qualche tipo di interesse, anche solo accendere una polemica.
fosse anche, io ricordo di recente una polemica furiosa con un mio studente che non capiva perché studiare Dante se lui aveva scelto quel tipo, cioè perché è obbligatorio Dante nelle scuole. E abbiamo fatto delle discussioni e comunque anche quelle erano ore di italiano, anzi sono state ore parecchio stimolanti perché poi serviva il contraddittorio, accetto le tue opinioni se me le sai argomentare. E alla fine anche Anche quello diventa una questo lezione. nel libro, l'argomentazione, no? È bellissimo. Ecco. Ecco, è una cosa che tu dici estremamente poetica, vorrei leggerla se me lo permetti, è un elogio tuo che fai al professionale, anche dal punto di vista dell'insegnamento. E dici appunto, ecco, il bello delle mie classi qui è che non hanno mai sentito parlare di niente. Sono i lettori perfetti, perché non Sì. hanno preconcetti, non hanno mezze idee, non sanno già quel tanto che basta per togliere la suspense, non sanno niente. Leggono i grandi classici, oddio leggono, li sentono raccontare a scuola con orecchie pure e fresche. Non sanno se Renzo e Lucia alla fine si sposeranno e anche cercano sul telefono perché è troppo sbatti. Non sanno che Dante scende all'inferno ma poi va anche in purgatorio in paradiso. Ah, quindi non è morto? E poi torna. Idiota! Tipo The Dead Walking Dead. Non sanno che Robinson Crusoe ritorna a casa o no. Non sanno che Jekyll e Hyde sono la stessa persona. Non sanno che è stato lo zio a uccidere il papà di Amleto. Quindi, figurarsi Romeo. È il bello dei colpi di scena, che in certe classi te li puoi proprio godere, e sentire le In reazioni come diretta. se, in diretta, come se avessi il pubblico. No, è vero, perché magari, no, qualcuno che ha, non so, il genitore insegnante, tipo me, che sono una persona un po' inquietante come genitore, mi trovo a spoilerare i grandi classici a mia figlia e le tolgo questo gusto, questo piacere. Invece è bellissimo leggere i classici senza sapere un tubo. Invece noi a scuola spoileriamo troppo, no? Cioè noi iniziamo a leggere I Promessi Sposi, ma intanto la struttura del romanzo, la trama, la prima cosa che trovi sul libro di antologia è la trama. Vabbè, ho capito. È anche bello sapere cosa succede man mano, poi per carità, però è un privilegio, no? A volte quando leggi una pagina. Ma questo succede, non succede solo al professionale, succede dappertutto quando ti piangono per il combattimento di Tancredi e Clorinda e uno si commuove perché caspita, è morto davvero. È lì, è bellissimo. È È bellissimo. bellissimo davvero. Poi è chiaro che vabbè, uno lo legge la 300ª volta e piange lo stesso perché vabbè, si commuove, però quando lo leggi la prima volta, la prima volta è sempre la prima volta. E Romeo e E come? Giulietta, uno spera sempre che lei si svegli o che lui ci ripensi, o che aspetta un attimo o che capiti qualcosa, Tipo da e invece Fabio in no. classe, non bere, non Mamma mia, sì, lì poi. è come se avessero assistito alla prima, proprio la prima di Shakespeare. Alla prima loro e la regina Elisabetta, prima. No, no, anche questa Sì, c'era anche ancora. questa che già era C'era lì, già. esatto, in prima linea a vedere la premiere. Sì, è stato molto bello. È bello, tutte le volte che capita. Infatti, allora perché il libro ha un senso dell'umorismo, un senso dell'ironia che è veramente travolgente, cioè da un sguscio verso la cattedra, mi ci seggo sopra, guadagnando qualche centimetro in altezza, aspetto che si siano placati. Non si placano. Questa è una tattica piuttosto obsoleta, stare in silenzio finché non si ottiene il silenzio. Ho colleghi che sono ancora così, in silenzio, con le mani giunte sulla cattedra dal 1996. In attesa che la platea davanti a loro si plachi, la pensione li coglierà mummificati. Come nei film, no? Nei film, nei telefilm sulla scuola, il regista fa sempre queste classi movimentate, poi entra il protagonista, fa una cosa, dice una frase anche sussurrando, oppure scrive una parola alla lavagna e tu sei muto lì. No, no, non Non è succede, non così. accade. Cioè, è un processo lungo tenere il silenzio, almeno per me, poi ho colleghi bravissimi, però per me ottenere il silenzio è un processo lungo e laborioso che richiede a volte settimane, a volte mesi, a volte non avviene mai.
Esatto. E poi ti annoia anche quando ce l'hai. E Perché quando non. c'è preoccupante, no? Come i figli, quando non li senti per tanto tempo e scopri che hanno trovato un'uniposca e stanno colorando il Il muro del muro. salone. Ecco, anche gli studenti, quando sono troppo silenziosi, a me incutono vago timore, quindi preferisco. Ecco, la tua ironia è veramente straordinaria, ma la cosa che proprio per me è commovente invece è che la tua ironia non è mai mancanza di rispetto. Tu hai una carrellata straordinaria di ragazzi, ho provato a raccogliere un po' anche dai nomi, no? Il portierone, Calò Spiallato, che ormai è una parte di Un noi, eroe. vive qui nello sgabuzzino perché il suo ruolo un po' quello, Cappuccino, bel tenebroso, troppo sbatti, Missile, che Truzzo dei Truzzi, Amebo, Otello, Basito, il Sarto di Panama, che è un altro dei miei preferiti, che il Ribelle, Cuffia di Lana, Risvoltino, il Passero Solitario, Ozio Cerulea, Cuore di Panna, e poi le ragazze, no? Leoparda, Smalto Viola, e per non dire anche la carrellata dei tuoi colleghi, perché c'è cioè, Michael Bolton, Gloria Swanson, il Ruvido, che valuta, il Ruvido che valuta le verifiche come il pizza al metro, Mary Poppins, Rombo, il preside che è Albo Silente, la decana. Cioè, e poi io ho un altro amore incondizionato per Adriano, che per me è Adriano, veramente Adriano Adriano. è, vabbè, è Adriano, l'amore di ragazzi. tutti, tutti lo amiamo Adriano. Però appunto tu dimostri un rispetto per questi ragazzi, per queste persone e ad esempio una cosa che proprio non traspare mai, tu non dai mai un'etichetta per il colore, per l'etnia, per la provenienza e non si capisce, cioè non dici mai da dove vengono, no? Perché veramente per te sono ragazzi e questo l'ho trovato di un'etica, no? Di un rispetto Beh. straordinario, perché spesso sono etichette, no? E Sì, invece no, tu. sono etichette, anzi, a parte che da dove vengono, di solito vengono da in fondo alla strada, davanti alla scuola, il paese dopo, quindi non è che. Poi una cosa che mi fa arrabbiare tantissimo, ma veramente tantissimo, è quando ai consigli capita di sentire etichettare i ragazzi appunto, no? Con la provenienza. Ah, ma di chi stiamo parlando? Aspetta, il marocchino, quello dell'ultimo banco? Aspetta, ma quello lì qual è? Il romeno? Cioè, c'è anche altro, oltre alla provenienza, che poi a volte non è neanche provenienza, perché io ho tante seconde generazioni. Poi dopo un po', cioè, i ragazzi sono ragazzi, la classe è quella lì. Per cui quella dei soprannomi è stata una scelta che mi ha permesso di bypassare questo, perché il nome avrebbe magari tradito, no? Anche un nome di fantasia avrebbe tradito una provenienza, invece non è importante saperlo, sapere esattamente, no? La provenienza, l'etnia, ma poi insomma le classi ormai sono queste, quindi. Mi faceva piacere raccontare a una scuola che fosse la scuola di oggi, che almeno poi soprattutto i professionali, perché insomma c'è un po' di classismo, si può dire, per cui i professionali sono un pochino più multietnici forse, adesso magari lentamente ce la facciamo a integrarci un po' anche con le altre scuole, però non è che per questo sono scuole problematiche. I problemi della scuola sono i problemi della scuola, poi certo, sì, ci saranno problemi linguistici, problemi di convivenza in classe, ma a volte derivano da tutt'altro problema, derivano dalla tipa, mi ha guardato male, amicizie tradite, poi io ho tantissimi esempi di amicizie in classe. Dove no, davvero non c'entra nulla la cultura, la provenienza, anzi, imparano a rispettarsi molto più velocemente di quanto non lo facciano gli adulti, i ragazzi. Se sono lasciati, se non sono, come dire, messi su, diciamo, in Anche Piemonte, se non. in Se, ecco, Lombardia. no? Se non vengono istigati, ma se invece si insegna loro il rispetto, lo imparano e lo mettono in pratica. E penso che sia una delle,
Una delle cose che dobbiamo fortissimamente continuare a insegnare è una delle cose che è difficilissimo insegnare a distanza, perché se ci tolgono il fatto di stare tutti insieme, ma siamo tutti sparpagliati, ecco, questo non passa più. Passano soltanto i contenuti, ma i contenuti, insomma, non che passino in secondo piano, ma i contenuti possono arrivare anche da altre vie. Invece la scuola serve poi a fare questo, no? Stare tutti insieme, imparare a stare tutti insieme. Certo, soprattutto se hai un insegnante che ti lascia un'impronta, perché adesso Antonella credo che voglia leggere un passaggio stupendo di quando tu insegnavi nelle risaie e come dici è difficile essere più attrattivo di un trattore, no? E quindi Sì, i tuoi alunni beh. guardavano fuori dalla finestra le risaie e si distraevano, Il però anche trattore, il carro armato, no? Quando anche una volta è passata una colonna di carro armati, io temevo fortissimamente il terremoto. E invece no, poi li ho trovati tutti alla finestra. Ci sono delle cose che a scuola tu puoi averli di 5-6 anni, puoi averli di 18, la neve. Sì. L'insetto, il trattore, il passa il carro, ma niente. Oppure c'è un omino che col martello pneumatico, cioè il cantiere. Niente, non, tu puoi essere proprio, puoi venire dalla Crusca, puoi essere un barone universitario, ma non puoi vincere contro il Sì, infatti, guarda, quello che appunto diceva Cristina, quello che dicevi tu, stare a scuola vuol dire non solo, se uno ha la fortuna di avere un insegnante come te, insegnare, ricordo che vuol dire lasciare il segno, incidere, lasciare il segno, perché poi, voglio dire, le crociate siamo dimenticati tutti. Se io non vado a riguardarmele, essendo anch'io laureata in lettere classiche, non me le ricordo, però io mi ricordo Livia Di Nanno, la mia professoressa della scuola media, diciamo profuga istriana, donna tutta d'un pezzo, che però ci dava la possibilità di esprimerci in maniera meravigliosa. Io ho ancora alcuni temi miei delle medie, uno dei quali era sugli ultimi, diciamo, garrotati di Franco, e io avevo fatto un tema dicendo: loro sono morti, ma non moriranno mai, e tu invece la storia ti seppellirà a 12 anni. Complimenti. Detto questo, questa è una storia bellissima che parla di nomi, e cioè i tre nomi dei tuoi alunni delle medie, che sono Cia Lunghe, Sciarpetta e Flipper, e parla di questo incontro che secondo me è meraviglioso. Allora, diciamo, quella nuova arriva in una, diciamo, kermesse in cui le varie scuole cittadine si presentano. Abbandona il suo, diciamo, bancone e si dirige, attratta dal profumo, verso ovviamente l'alberghiero. L'alberghiero è una roba. Io ho fatto degli eventi in Salone Teresiano con l'alberghiero, è stato meraviglioso. Ci E, credo. mentre addenta un dolce, si sente apostrofare. Prof, si ricorda, sono io. Quasi, ho tagliato alcuni pezzi, Valentina, perdonami se no era troppo lungo. Taglia pure. Quasi me lo urla in faccia. Io sto masticando e per parecchi lunghissimi secondi non posso rispondere. Nemmeno ci riuscirei, perché il boccone mi si è fermato più o meno in mezzo alla trachea nel momento in cui ho realizzato chi ho davanti. Sempre che sia lui, però mi ha salutato, quindi è lui. Facciamo due conti. L'ho avuto in prima media 8 anni fa, quindi ora, se tutto è andato bene, è lì lì per maturarsi. Il bello di avere la bocca impegnata è che ti dà il tempo di pensare. Ciao, ciglia lunghe! Lo saluto finalmente. E nel sorriso che mi fa di rimando, rivedo il fanciullo undicenne con gli occhi da cerbiatto, alto la metà di quel che è ora. Per un anno, un solo anno, è stato mio studente. Insegnavo alle medie, in un paese immerso totalmente nella campagna. Mi alzavo a orari improponibili, prendevo il bus e scendevo a 50 metri dalla scuola, che era l'ultimo baluardo di civiltà prima di una lunga distesa di ritaglio. Prof, dov'è adesso? L'anno dopo non abbiamo più avuto lei, mi chiede Ciglia Lunghe.
e intanto mi ragguaglia sul desiderio di tutti i suoi compagni, sul destino di tutti i suoi compagni, mentre io lo ragguaglio sul mio. In prima media lui se ne stava sempre con due amici. Sciarpetta, una fanciulla perennemente intabarrata dentro sciarpe e foulard più grandi di lei, in cui si avvolgeva nelle ore del freddo inverno padano, e Flipper, un ragazzino incapace di starsene fermo, che mi ha fatto consumare almeno tre penne rotte con tutte le note che io ho scritto sul diario nel corso dei mesi. Erano una specie di trio compatto, di terzetto indissolubile. Dove c'era uno, c'erano gli altri due. Di solito combinavano dei gran casini, ma la colpa andava divisa per tre e diventava sempre poca, poca cosa. Che poi casini. Se si può definire casino il fatto di aver legato la bicicletta di Malfoy, cioè un loro compagno biondo insopportabile, al palo della luce con un lucchetto di cui nessuno aveva la combinazione, oppure di aver seppellito nel cortile davanti alla scuola un pacchetto di figurine dei Pokémon lasciando al legittimo proprietario un biglietto con la mappa. E Sciarpetta e Flipper? Gli chiedo curiosissima. Tutto bene, prof? Ci si vede meno. Sciarpetta fa il liceo, studia un botto. Flipper fa l'agrario, era ovvio, è riso. Quindi siete sempre amici? Chiedo. E mi pento di aver messo un po' di incredulità nella domanda. Ma è così raro che questi sodalizi resistano alla prova del tempo. Ovvio, anzi, siamo pronti per il grande viaggio. Subito dopo l'esame, mi dice con gli occhi sbrilluccicosi, che incorniciati da quelle ciglia chilometriche sembrano due pianeti. Bene, chioso, e dove andate? Di colpo mi guarda delusissimo. Come dove andiamo? Non si ricorda. Oddio, non mi ricordo. Sono anche passati 8 anni, mi avranno pure parlato dei loro sogni di gloria, ma come faccio io a ricordarmi quello che mi dicono tutti gli alunni? Insomma, me ne sono passati davanti a centinaia, ho una vita io fuori dalla scuola. Non è che uno perché fa l'insegnante può tenere a mente tutto. Magari è stata una frase detta distrattamente, per caso, all'ultima ora, mentre leggevamo qualcosa che li ha colpiti. Cazzo, mi ricordo! Capisce che mi ricordo perché devo fare una di quelle facce che si fanno quando il treno esce dalla galleria e ti viene addosso con i fari accesi. Non ci credo, e ci creda pure, è già prenotato da mesi, solo noi tre, ed è tutta colpa sua, eh? Il fatto è che io quell'anno dovevo sopravvivere all'ultima ora del venerdì. E non avevo una mazza, solo me stessa. La mia voce è uno scaffaletto di biblioteca di classe abbandonato lì dal mio predecessore. Prof, lasci stare, sono dei vecchi libri che ha lasciato qui il prof che c'era prima. Beh, ma alcuni sono davvero belli, vi garantisco, avevo tentato, ma niente. L'idea di trascorrere un'ora leggendo era fallita miseramente. Allora ho iniziato un giorno, senza molta convinzione, a leggere io per loro, a voce alta. A leggere nello specifico La mia famiglia e altri animali, la storia di Gerald Darrell quando era piccolo, dei suoi anni trascorsi a Corfù con la sua pazza famiglia e degli animali che ha più o meno consapevolmente imparato a conoscere. La prima lezione è stata uno strazio. Se mi ascoltavano non lo davano di certo a vedere. La seconda è stata un tormento, due si sono addormentati. La terza è andata meglio. Alla quarta o quinta volta, quando sono entrata in classe, ho trovato il libro. Che di solito stava sullo scaffaletto insieme agli altri, già sulla cattedra. L'abbiamo letto tutto, ridendo, appassionandoci, imparando parole nuove che a 11 anni non hai mai sentito. E Ciglia Lunga, Sciarpetta e Flipper avevano giurato che un giorno sarebbero andati a Corfù, sulle orme dell'autore, a trascorrere una vacanza da sogno. Ma quindi davvero a Corfù proprio? E non riesco a finire la domanda. Perché ho un magone in fondo alla trachea che preme sul bignè mezzo incastrato e non fa più passare l'aria. Ma com'è bello, Barbara, ma quanto sei brava, Valentina! Guarda, sono riuscita a leggerlo senza piangere. Ho già pianto 3 volte su questo testo, capisci? E lasciare il segno. Io te l'ho detto nei commenti ai tuoi post. Diciamo che riempire un secchio non è insegnare, insegnare è questo, insegnare è accendere un fuoco, è un imbuto, come dice la nostra lingua, e No, accendere un veramente. fuoco e farli volare, lasciare il segno. Loro non si dimenticheranno mai di te.
Beh, ma a me è successo, io ho avuto degli insegnanti meravigliosi nella mia carriera scolastica e quindi insomma, spero che qualcosa della scuola ai ragazzi resti, perché poi quello che fai a scuola, quello che leggi a scuola, magari non subito, magari non lo sai, magari devono passare degli anni, però poi torna. E La mia famiglia altri animali è un libro salvavita. Come lo raccontavo l'altro giorno, così era un'altra presentazione, ho raccontato mi ha salvato la vita a cuore stesso con i racconti del mese, che facevano commuovere un pluribocciato barbuto che poi si era messo a piangere per sangue romagnolo. Di tanto in tanto ci sono dei libri, un altro libro che mi ha salvato la vita è stato Gomorra, in una classe allucinante, in cui l'antologia, di quelle belle antologie per il biennio Carucce con la fiaba, la favola, i generi letterari, un pezzo di qua, un pezzo di là, non funzionava niente. Io a un certo punto, una mattina, sono arrivata a leggere Gomorra, le pagine, quelle belle, truculente, prima, tra l'altro, ben prima della, no, prima della serie, no, però insomma. Non era ancora, forse non l'avevano ancora fatto, ma hanno fatto solo il film e ne abbiamo letti dei pezzi, poi parlando, perché a volte hanno così, esigenza di letture magari diverse, più mature, chi lo sa. Però ci sono dei libri, poi non è mai lo stesso, cioè non puoi No, l'abbiamo tenerti. notato. Abbiamo notato che non è mai lo stesso, perché qua cominciamo con le citazioni. Questi Esatto. sono i film che Valentina Adesso cita. io ho paura. Valentina cita nel suo romanzo L'attimo fuggente, Guerre stellari, Predatori dell'arca perduta, Fantozzi, La leggenda del pianista sull'oceano, Avatar, Brava. Pensieri pericolosi, da dove è preso il Gangsta Paradise, Quel che Sì. resta del giorno, Lily e il vagabondo, Outlander, The Queen, Mary Poppins, Madagascar, Il Signore degli Anelli, Psycho, E qui fu sera e qui fu mattina, Viale del tramonto, Troy, tutti insieme affezionatamente, Sette spose per sette fratelli, Downton Abbey. Poi passiamo alle serie TV e ai programmi. I Kardashian, Grey's Anatomy, cara. Gomorra, Criminal Minds. Tra i programmi TV abbiamo Ma come ti vesti? Chi vuole essere milionario? Anna Marchesini, citata più volte a Gogo. Gli svizzeri di Aldo, Giovanni e Giacomo, il signor Rocco Magnifico. Bravissima, Bravissima. bravissima. Poi abbiamo come libri, vabbè, lasciamo stare quelli classici per una docente di lettere. Vabbè, abbiamo Dante, però poi abbiamo Così parlò bella vita di De Crescenzo, abbiamo Novecento di Baricco, Caos Calmo di Veronesi, Harry Potter come se piovesse, Quel che resta del giorno di Shiguro, L'Eneide di Virgilio, Leopardi, Carducci, Camilleri, La mia famiglia e altri animali, Pirandello, varie Scusate, forme, I promessi sposi Pirandello, e... aspetta, fammi fare la citazione di Pirandello. Di più Dimmi. allato ce n'è uno, nessuno, 100.000. Sì, ma quello sta nella nota dell'autore alla fine, perché tanti mi scrivono che hanno un piallato in classe. Certo. Scusa, ma Poi questo ci voleva. ci voleva assolutamente. Poi c'è I promessi sposi di Manzoni, c'è Iliot, A c'è pioggia. Lutero e c'è Il nome della rosa. E là l'incipit l'ho trovato. Perché lei, poi io e Cristina lanceremo un contest, una gara con premi. Valentina ha già il barattolo dei fagioli, bisogna sapere. Comunque, io ho trovato l'incipit, perché il nome della rosa, l'incipit è in Letture proibite, che comincia Era una bella mattina di fine novembre. Notoriamente il nome della rosa ha tre incipit, questo è il terzo incipit del nome della rosa. Io queste cose le so perché ho un grande maestro, e cioè il marito di Cristina, che è Andrea Grisi. Tu non lo conosci? Se noi gli diamo in mano questo romanzo, ti trova tutti gli incipit, anche quelli che tu non sai di aver messo, Ma capito? infatti tu hai citato delle cose che io non sapevo di avere, però io, poiché sono un'istintiva, scrivo, non rileggo, faccio una grandissima confusione, ogni tanto parlo per così, parlo per citazioni e non so cosa dico, citazioni Queste ci d'opera. sono tutte.
tutte, poi parleremo della musica. Fai paura. Comunque, l'incipit, appunto, era una bella mattina di fine novembre, terzo Sì, quello sì. incipit nel nome della rosa, dove c'è una descrizione del bibliotecario. Io spero che tu adesso ti sia ravveduta, perché non è solamente, diciamo, i bibliotecari non sono solamente No, gli orghe, capisci? Anch'io sono una bibliotecaria. Quando entro vengo accolta con autentico sollievo dal bibliotecario, fedele al ruolo che ricopre. Il nostro bibliotecario sembra uscito da un'abbazia medievale. Gilet, pantaloni e giacca di velluto, sempre nei rassicuranti toni del marron. Marron è molto, molto più inglese. Marone, quindi un Marrone marrone. Marrone. stupendo. Anche in casa nostra si chiama Marone. Marron. Sono il A lottare con fantastico. il correttore di bozze. No, Maron lascialo, Puciu lascialo. Certo, bisogna. Sono il sottaio d'ordinanza. La barba folta e curatissima non stona sul suo viso, altrimenti troppo magro, in cui spiccano grandi occhi glaciali e severi. Una tonsura sul capo è un modo carino per dire che è quasi pelato. Non vado oltre perché se no spoileriamo troppo. E passiamo alla musica. Allora, io cito solo la musica leggera, poi passo alla Cri, che invece è una melomane. Allora, io cito i Beatles, Fiorella Mannoia, Gangsta Paradise, che è anche una canzone, e Gianna Nannini. Sì, Gianna. Vabbè, e poi cito, ma leggo qui, sì, leggo qui, cito, ma leggo uno dei pezzi più belli, secondo me, di tutto il libro. Diciamo, non spoilerò perché è un pezzo che c'è anche nel blog, e quindi Sì. tanto il libro è già la seconda edizione dopo 5 giorni, qui c'è il calice perché poi dobbiamo brindare, 5 giorni Grazie. e siamo alla seconda edizione. Il pezzo si chiama Su di noi nemmeno una nuvola, perché questa signora conosce Pupo. Io non sono una Insominassi signora. l'arte E Pupo. non solo lei. Erano in aula magna, ma io lo sapevo. Dovevo solo andare su a prenderli e portarli in classe, anche se fa piuttosto ridere andare da un manipolo di nervoluti maggiorenni e dir loro: Ehi, salve, sono Heidi, sono venuta qui a guidare voi, docili caparezze, per tutto il periglioso corridoio al fine di farvi raggiungere sani e salvi la vostra aula. Più che altro il mio compito è, al solito, quello del cane da pastore, perché durante gli spostamenti uno va in bagno, uno resta indietro, uno improvvisamente è disidratato, deve andare alla macchinetta, uno entra inopinatamente nella classe della morosa per lanciare sguardi di fuoco, oppure 1,50 € per il panino che lei ha la classe vicino al bar e arriva prima e magari riesce a prendere quello col tonno. Insomma, come i soldati, partono in tanti ma si perdono per strada. Quindi vado con passo sicuro a recuperare i miei armenti, decisa a minimizzare le perdite di tempo, che il programma da spiegare è tanto e io sono indietro da sempre. Apro la porta dell'aula magna e la scena che mi si presenta mi lascia interdetta. Sono seduti e già questo è notevolissimo. Stanno ascoltando uno e anche questo fatto è degno di essere ricordato e affidato al racconto degli storici. Il tizio che parla mi guarda brutto per l'interruzione. Io prendo posto accanto al collega Rombo che mi sibila. Scusa, ho sforato, ma ha quasi finito 2 minuti. Sai, è la conferenza dei turbofreni a manovella elettrica con impianto ibrido e tubatura digitale. Cioè, non so cosa ha detto. Ha detto che era la conferenza di qualcosa che non capirò mai, roba sui macchinari. Quelle conferenze in cui intuisco solo la struttura delle frasi. Riconosco verbi, articoli, insomma le parti del discorso, eppure il contenuto mi rimane completamente oscuro. Il tizio sembra preparato. A un certo punto tutti ridono per una cosa che non tento nemmeno di afferrare. Li guardo. Nonostante qualche impavido spippolatore telefonico, sono attenti. Piallato prende appunti. Questo dovrebbe risolvere il problema della siccità, che se Piallato prende appunti, un nuovo diluvio universale è vicino. Poi la lezione magistralis meccanica finisce. Distribuzione di penne, notes, gadget, due si avvicinano per chiedere al relatore qualcosa, chiedere un chiarimento.
lo guardo con gelosia, come Otello con Cassio. Invece gli chiedono solo se è rimasto qualche altro gadget. Lo guardo con solidarietà. Se ne va, felice e soddisfatto, facendoci anche i complimenti per l'attenzione della classe. Mentiamo con nonchalance, senza rivelargli che di solito c'è un casino tale da spostare i muri e la stessa concentrazione del venerdì sera all'Oktoberfest. Mi alzo per riportare la classe in aula, sperando di non buttare interamente nel cestino la lezione di storia che incombe, quando il rombo mi blocca e mi chiede ancora un attimo: scusa, vorrei dire due parole ai ragazzi. Mi seguo, col senno di poi è stato un bene. Ragazzi, sono davvero contento. È stata una lezione utile, fatta da un professionista del settore e ho visto che eravate interessati. Ah, quindi vuole complimentarsi. Io mi fermerei qui, anche perché la classe scalpita e rumoreggia, l'incantesimo è finito già da mo', si è allato cuffia di lana, hanno una faccia che promette scintille, il sarto ha già le cuffiette. Sono contento che come scuola abbiamo dato di noi questa immagine, proseguo ispirato il collega, deciso a candidarsi come relatore motivazionale ai prossimi Puffa Awards. Questa è stupenda. Perché voi oggi avete dimostrato qualcosa, avete dimostrato che su di noi si può scommettere, su di noi si può fare affidamento, su di noi si può contare, l'anafora è pericolosa, perché compatti e insospettabilmente intonati loro partono a cantare, su di noi nemmeno la nuvola. Di noi, la tavola. Col volume di un coro da stadio, quando la squadra soffre ha bisogno di incoraggiamento. Al che tre cose. Uno, il rombo passa dagli elogi al lo vedete che non siete capaci di comportarvi, non si può neanche farvi un complimento che subito fate casino. E minaccia di note, minaccia di interrogazioni, minaccia di saltare l'intervallo, minaccia in generale. Due, loro che dichiarano finita la seduta e si alzano rumorosamente, fieramente badola come al solito, tirando su i cappucci delle feste. Tre, io che rotolo dal ridere giù dalla sedia, cerco di smettere, rido di nuovo, intimamente stupita che la generazione Z conosca Enzo Ghinazzi in arte pubblica. Comunque era venuto in mente anche a me. Ah, per la cronaca, dopo ho anche fatto storia, ridendo. Ma come si fa a non comprare copie su copie di questo libro, a non distribuirlo, a non regalarle, a non chiedere la dedica a Valentina, perché diciamo chi vuole comprare il libro con la dedica può scrivere una mail a libriadelfino@gmail.com e chiedere, dire cosa vuole sulla sua dedica. Valentina la metterà su una ve la farà avere in libreria, per cui assolutamente non si può perdere. Io questo. Mi prenoto una dedica per mio fratello, che è un tuo collega, è Rombo. Rombo è il ruvido. Il fratello insegna economia, è bravissimo, si è laureato a 22 anni alla LUIS, è veramente bravissimo, un genio. Però diciamo è leggermente, i rapporti sociali non sono il suo forte, capisci? Quindi ogni tanto quando leggo del ruvido penso a lui. Ti prego di fargli una dedica al collega Giorgio tra parentesi ruvido. Comunque certo, Valentina, il tuo libro, io ci sono tantissime citazioni di lirica. Quindi vabbè, noi siamo una famiglia di melomani e io mi sono entusiasmata, e anche il libro io dico che è un crescendo rossiniano, no? Perché parte un po' in sordina, proprio tu sei un po' felpata, no? Perché qua entri in classe poco a poco e poi un crescendo fino ad arrivare a delle pagine di un'emozione straordinaria. E raccontaci di questa passione per la lirica che ci accomuna, che voglio dire, diciamo che trovare le citazioni per la lirica è più da nerd come noi, diciamo, però guarda, vorrei dirti che è una raffinata operazione linguistica, ma in realtà io neanche me ne accorgo, perché sono
Sono melomane, cioè sono, anzi non melomane, sono quella che noi chiamiamo la dama lirica, cioè la dama lirica è quella signora che va all'opera, poi io sono molto nazional popolare, io, verdiana da morire, no? Giuseppe Verdi forever. E quindi sono per le opere di repertorio, cioè vado anche a vedere le raffinatezze barocche, però poi io alla fine Traviata ho trovato da Rigoletto. E sono di quelle dame liriche che vanno all'opera e piangono, escono disfatte in un lago di dolore, di mascara che cola, e poi dicono: mi sono divertito, ho pianto tanto, mi è piaciuto tantissimo. Ecco, Mio per marito cui. dice così. Valentina, mio marito dice così anche di me. Perfetto, siamo Vabbè. due dame liriche. E niente, no? Poi vabbè, ho anche un po' studiacchiato canto lirico per divertimento così, ma cosa che mi salva dalla laringite, faringite, tracheite a scuola, dove devo urlare ben più che nel concertato del Macbeth. E però questa passione, boh, mi è rimasta dentro. Poi i libretti d'opera, secondo me, hanno dei testi che sono un mix perfetto di lessico ottocentesco ricercato e demenzialità pura, perché i libretti d'opera sono demenziali, poi le opere sono demenziali, no? Globalmente, no? Hanno Certo. sempre questa monotrama del tenore che vuole farsi il soprano, il baritono glielo impedisce, che più o meno è la trama del 70% delle opere liriche. Quindi, anzi, dico una cosa che i lettori di lungo termine sanno: quando io avevo un blog, non la pagina Portami il diario, ma il blog precedente, una volta al mese io raccontavo l'opera del mese, cioè raccontavo le trame delle opere, vabbè, alla mia maniera, che era un appuntamento abbastanza seguito. Dovrei rifarlo, in effetti, perché era molto divertente, perché poi ci sono tantissimi spunti. E poi comunque l'opera è anche un mio grande cruccio, perché io non riesco a capire come nelle nostre scuole, ma non soltanto i professionali, proprio le scuole superiori italiane, noi siamo l'Italia e la storia della musica non esiste. E non si può Infatti. studiare la letteratura italiana È vero. dell'Ottocento senza Senza avere il libretti. giusto sottofondo musicale. Cioè, è una cosa che proprio, poi tante frasi anche, no, del nostro parlato vengono da lì, dai bollenti spiriti, no, da tante espressioni idiomatiche, quindi è anche bello conoscerli ogni tanto. Certo, perché Qualche cosa metto su anche a scuola. come dici tu, la donna è mobile, ma anche il rappresentante non scherza mica. Esatto, il rappresentante di libri, E facendo io il lavoro che faccio, veramente quando sono arrivata a questa cosa qui, mi sono segnata anche tutte le cose che riguardano i rappresentanti, perché voglio fotocopiarle e girarle ai Ups. colleghi, perché veramente c'è un mondo, perché noi lo vediamo da parte degli editori, ma raccontato con la tua ironia dalla parte dei professori è veramente straordinaria. E tu ci regali anche delle chicche straordinarie con le tue leggi della didattica. Io le ho raccolte, quella del terzo principio della termodidattica l'aveva già letta Antonella, ma io ti Sì. leggo ancora. La seconda legge della didattica: i più cazzoni in gita fanno bella figura. Poi, una delle tre leggi fondamentali: a scuola fatti sempre i cazzi tuoi, decidi. Però a Ma, scuola. però tu la infrangi sempre, no? Decidi di andare a vedere che cosa sia successo, malgrado una delle tre leggi. Poi me ne pento. E poi la somma legge della didattica: se non è successo nelle tue ore, Non non è è mai successo. successo. È come Las Vegas, no? Quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, e se una cosa non è successa nella tua ora, non chiedere. No, cioè veramente, io non saprei, sono chicche su chicche, cioè, è veramente, cioè, meraviglioso, ad esempio anche quella sulla, quando, cioè tutta la parte sulle tesine, no? Cioè, Le tesine d'esame. una tesina che scrive un tuo alunno, l'influenza del pensiero di Heidegger nella progettazione delle trame a muro. Lo farebbero tranquillamente se trovassero un appiglio. Io ho visto gente collegare cose che voi umani. C'è quella bellissima di quello che, come fa i pannelli solari, vuole portare l'illuminismo ai tempi di L'illuminismo, ma è ovvio, ma e poi ti guarda Heidegger, anche. Come dire, prof, cioè io è trovo questa cosa perfetto, logicissima, esatto, è perfetto. esatto.
Comunque, il nostro contest sugli incipit si sta proseguendo perché Roberta Ragaini ha trovato Orgoglio e Pregiudizio. Roberta Ragaini, Sì. una mia collega adoratissima, e quindi Esatto, esatto. qualcuno ha detto Montalbano. È una verità universalmente Montalbano l'avevo conosciuta. già detto anch'io, ma c'è anche Irma. Imma D'Agisa ha detto Montalbano, ma quello l'avevamo già detto. Comunque prosegue questa cosa, Ah, e ce poi c'è gente che ti dice che ti ama, non vede l'ora di leggerti, di comprarti, insomma, dei commenti molto 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 belli, quindi fai anche una citazione dalle pubblicità. Occhio Cerullo dichiara voce un po' troppo alta. Ma io non so mai che cazzo scrivere, ma che due coglioni sto tema! Sono piuttosto certa che abbia dato al pensiero di tutta Italia, isole comprese. La pubblicità di Esatto. Agnazzone, ma me Hai ragione. Ma ragazzi, ma io ho visto l'avete tanta scordato? Sei vecchia televisione negli dentro. anni Ottanta. Esatto, sei vecchia dentro, Sono Valentina, vecchia dentro. nonostante tu fuori sia giovane e bella, quindi Sì, ma poi vabbè. nonostante tutte queste meraviglie linguistiche, poi ci sono anche un sacco di parolacce che qualcuno mi rimprovera, però ragazzi, io insegno al professionale, quindi Poi abbiate no, pazienza. che un'altra cosa che per me è meravigliosa è la tua battaglia che fai sul lessico con i ragazzi. Sì. Questo è un tema trasversale. Implementazione linguistica. Esatto, quando scrivi che sul diario. E per me c'è un punto, te lo leggo, lo precedo solo per il gusto di farlo. Cioè, mi stai dicendo che nella vastità della rete è stato lanciato un guanto di sfida ed è vostra intenzione raccoglierlo partecipando alla tensione? Però, quando parla così ci sentiamo dei coglioni. Lo fa apposta? Chiede il sarto, mentre mi fa strada verso il fondo del corridoio dove stanno assiepati i compagni, intenti a celare non so che cosa, o meglio, forse lo so. No, mi propongo di ampliare il vostro lessico. Funziona? Chiedo. Allora, parteciperemo alla tenzone come quei cavalieri delle giostre medievali che abbiamo letto. Ma prof, ma se parlo così sembro un coglione. Ti assicuro di no. Parlaci di questa tua passione del lessico, Valentina, e poi dobbiamo forse chiudere perché no, no, Dopo c'è la chicca finale, cioè Valentina ci legge un pezzo. Va bene. Allora, la passione del lessico dove le parole sono importanti, così facciamo un'altra citazione dotta. Poi è una cosa che ho notato che disinnesca moltissimo le situazioni pericolose, no? Quando lo scontro in classe a volte si fa duro, più che prendere una classe a male parole, che magari è una tentazione che, no, in certi momenti è una tentazione molto forte, invece funziona molto di più alzarlo il livello linguistico, perché loro cominciano a chiedersi: intanto cosa mi ha detto? Siamo sicuri che mi ha insultata? Come quando Fermano. all'inizio, no, dico: figliuolo, avresti la compiacenza di andare a cercare il mio pastrano che devo aver lasciato nell'aula comune degli insegnanti? E lui un po' ti guarda, un po' è contento del ruolo, un po' ti va a prendere il cappotto e intanto l'hai mandato fuori, si calma, quando torna è un po' più tranquillo, ma è un'arma di disinnesco, secondo me. E poi alla fine a loro piace, perché le parole, no, quando le imparano, poi dopo un po' le usano, poi fanno i fighi, perché hanno ampliato il lessico, e poi le parole restano, no? È bello saperne tante, no? Sì, assolutamente. È una ricchezza. Ragazzi, ci hanno scritto delle cose bellissime. Claudio Telemaco, che è un nostro carissimo amico ed è un prof come te, ha scritto: per la prima volta ho l'impressione che il Covid-19 sia finito. Oh, Una questo è il cosa complimento più bello di bellissima. tutti, fare ridere dopo un periodo come quello che abbiamo È passato è il più bel bellissimo. complimento. Sì, vabbè, ma lui è diciamo, Gipo è una persona assolutamente speciale. E poi anche una Beatrice Ronco che ci ha scritto una boccata d'ossigeno in questo periodo così pesante. E complimenti, prof, ad averne come voi coro a prendere il libro, Anna Marinelli. E la Daniela Bonanni ci ha scritto che dobbiamo andare in tournée. Volentieri, noi Sì, e andiamo. quindi Valentina, adesso siamo le tue sparring partner per il resto della Ma magari. campagna di promozione del Mi diverto libro. un sacco.
Comunque, diciamo, sono dei commenti veramente belli, quindi vuol dire che noi non siamo, non ci siamo, non ce ne siamo neanche accorte, è passata più di un'ora, ma evidentemente questa cosa ha funzionato. Qualcuno Adesso ti devo. vuole ministro dell'istruzione, Valentina, eh? No, assolutamente. Dunque, due motivi. Il primo è che i ministri dell'istruzione non insegnano, che è la cosa più bella di questo mestiere, no? Anche i dirigenti, invece, è la cosa più bella del mio mestiere, che entro in classe ci sono i ragazzi. E poi comunque massima solidarietà, perché che ne si pensi, alla ministra, perché con quello che le hanno detto oggi, sempre tornando al tema, le parole sono importanti, è possibile che non si possa dissentire senza cadere nell'insulto in questo paese. Quindi insomma, poi magari uno può Assolutamente. prendere, ecco, posizioni diverse, ma E poi lo insulti solidarietà. in tutti i A sessisti, proposito, diciamo solidarietà che femminile, ecco, assolutamente, solidarietà doverosa, femminile. perché caspita, no? Si può discutere, però perché Certo, una donna deve certo. essere sempre insultata in quel modo ancora non mi è chiaro. Che tra l'altro è uno degli argomenti barra cazziatoni perenni, costanti, che io faccio nelle mie classi, poi soprattutto classi molto testosteroniche. Quindi quando, no? Cioè, tra l'altro c'è il capitolo Il dedicato prof si all'8 spiega le marzo, donne. Sì, il Prof si prof spiega spiega le le donne, donne. sì. Un capitolo meraviglioso. Le donne non si Però. spiegano, non c'è il libretto di istruzioni. Se ci fosse sarebbe già obsoleto perché esce un aggiornamento nuovo di continuo. Continua, sì. Come io dico sempre a mio marito, quando le donne non dimenticano, archiviano e non perdonano mai. Mai. Valentina, leggici Sì. la citazione delle citazioni, dai, l'addio. Allora, L'addio. Va io volevo bene. dire che è stata una presentazione meravigliosa. Ricordatevi che per diciamo, le copie con la dedica bisogna scrivere alla Delfino e poi quando Valentina finisce io vi saluto. Comunque è stata bellissima. Mi dispiace solo che non ci sia stato il Salone Teresiano, ma aspetta un attimo. Che te lo faccio vedere in foto Mamma, quando l'ho l'ho con visto, sai che magone. Comino Milani, esatto. E ti aspettiamo assolutamente a Pavia, Valentina, eh? Devi Valentina, io vengo. scolastica, In ti gita porto. scolastica vi porto tutti tranne quello che gioca con l'accendino, perché è il teresiano. No, Sì, va vabbè, bene. In quello gita lo lascio a scolastica casa. con la famiglia, dai. Ecco. Dai. Allora vado, questo è da uno dei capitoli finali. Non li vedrò più. Non in questa forma, non in questo assetto, non come classe. Così non esisterete più. E dunque addio, ragazzo timido che volevi portare Beccaria, che parlavi come un libro studiato a memoria e che lentamente hai imparato a non tenere le braccia conserte e chiuse e a usare parole tue. Addio a te, sfrontato baffetto alla via col vento, che non hai mai azzeccato una risposta, ma che non entravi e uscivi dall'aula senza avermi prima detto, unico tra tutti, buongiorno professoressa. Addio, giovane emulo del Foscolo, con le basette lunghe per somigliare a Wolverine, che ti davano un aspetto ottocentesco e neanche lo sapevi, tu, che hai passato l'ultimo anno completamente rincoglionito dall'amore, come Ugo del resto. Addio, fastidioso fracassone del primo banco, addio a te e al tuo cellulare sempre acceso, ai tuoi commenti inopportuni, alle tue battute a cui tentavo disperatamente di non ridere perché mi facevi molto arrabbiare. Addio, polemico contestatore, continuamente in cerca di combattimenti fisici e verbali, sempre latitante quando eri richiesto, sempre presente quando c'era da far casino. Addio, gentile colosso di ebano. Addormentato dopo le notti a lavorare, sveglio se la lezione si faceva interessante, se la discussione si faceva accesa, se la giornata prevedeva attività alternative. Addio, garbato gentiluomo d'altri tempi, che col tempo hai ammorbidito la carta vetrata che ti avvolgeva e hai imparato a farti vedere per quello che sei. Un giovane uomo curioso che si appassiona per quello che avviene nel mondo, che si arrabbia, si indigna, che sogna un mondo migliore e che studia perché diventi realtà. Addio, ciuffo ribelle, spiazzante dal giorno del tema sul ciao all'ultimo tema dell'anno, tu che hai infranto cuori con la tua lingua pungente ma sempre rispettosa. Addio, giocherellone indomito, che in classe hai stupito tutti con i tuoi giochi di prestigio per i quali ti allenavi continuamente mentre spiegavo, mentre interrogavo. Quello di farmi sparire non ti è venuto mai, ma so che ci stai lavorando.
Addio, fragile spaccone. Tu che hai tirato non so quanti calci al muro, sei uscito sbattendo 100 porte, sei sbottato picchiando la parete e facendo male solo a te stesso. E però hai sempre chiesto scusa e alla fine non l'hai fatto più. Addio, ragazzo dal cuore di panna. Tu che ti commuovi per Ungaretti e che mi whatsappavi a mezzanotte per sapere se avevo visto l'ultima puntata di una serie, perché dovevi parlarne con qualcuno. Sei tu che hai tenuto unita la classe, lo so. Addio, faccia da bravo ragazzo, che sui banchi in questi anni hai conosciuto il travolgente amore e il cocente abbandono. Hai scoperto talenti che non ti saresti aspettato e ce l'hai messa tutta, sempre. Realizzate i vostri sogni, siate onesti, rispettate tutti, chi già vi ama e chi sceglierete di amare. Salutate, dite grazie e per favore. Imparate a rifarvi il letto, a far partire una lavatrice, leggete. Ricordate che le parole sono importanti. Fate i bravi ragazzi, diventate uomini buoni. Valentina, grazie di cuore, Grazie cioè, a voi. veramente non, Possiamo bere? Possiamo possiamo bere bere a rifacerci piangendo? Ma sempre! Lo chiedete alla persona e dov'è il tuo sbagliata! bicchiere? Alla Non seconda ero edizione, preparata! no, alla seconda Alla seconda edizione, alla edizione. veramente una grande donna, una grande romanziera che è arrivata Ma grazie. in Italia e non ce ne possiamo. Che resti per sempre, che tu possa veramente continuare con Basta, questo. basta. E veramente, grazie. Io brindo alla fortuna dei ragazzi che ti hanno come insegnante. È un'enorme fortuna. È una cosa meravigliosa avere. Basta una sola insegnante come te. Un Speriamo seminario diceva che vada tutto qualcuno bene ai miei. crede in un ragazzo, nessun ragazzo è perduto. Quindi i tuoi ragazzi non saranno mai perduti. Grazie Valentina, Grazie grazie Antonella, Antonella, grazie Cristina, grazie. È stata grazie una a tutti. diretta Grazie. bellissima. Aspettiamo Grazie. Valentina, non Arrivo, appena ricordati, Giuseppi ci ricordati. sdogana, io passo, guarda, varco Siamo disposti, il dall'Italia. Ticino. Guardi, varchi il confine austro-ungarico Soffermati con sull'arida queste sponda, volti guardi al varcato Ticino. Esatto. Va con la risaia e fa cosa Esatto. con l'armata di Aspettiamo rane. in Salone Teresiano, ti Volentieri. aspettiamo alla Libreria Delfino, ti aspettiamo al bar, ti aspettiamo in piazza e ti aspettiamo Aspettate assolutamente in fuori. Badia. Sì, esatto. Le anafore Grazie, sono pericolose. Grazie Valentina. a E anche gli Grazie. anaculuti. Certo. Grazie, Ciao. grazie mille, Grazie, è stato un grande ciao, ciao. piacere. Ciao a tutti, grazie. Valentina, non siamo più in Sì, diretta, non credo. siamo più, io vedo il live però, quindi Ah, secondo ok. me ci lasciamo e poi rientriamo. Sì, direi di sì, ok.